ammirata e ammirata dalle amiche. Qual è l'entusiasmo che la vede protagonista Woman in Power? Come la sta vivendo questa esperienza? Buonasera a tutti, diamo inizio a questo aperitivo d'estate. Abbiamo chiamato incontro con la stampa. Sappiamo che qualcheduno manca ancora perché impegni di lavoro ovviamente, ma li attendiamo magari più là durante la serata. Non vogliamo così dilungarci troppo, vogliamo anticipare quindi quali sono le nostre intenzioni, qual è il progetto che stiamo sostenendo e stiamo lanciando. Intanto io sono un delegato del comitato organizzatore perché qualcuno prima di me, 4 edizioni fa, ha seminato e ha iniziato così questo lungo percorso e sono qui con me i padri fondatori, un po' Massimiliano Lario, che rappresenta anche la discoteca Fellini, che è la nostra location partner. Abbiamo Roberto Cozzi, della Fratelli Cozzi, che insieme a tutta la famiglia è alla base del progetto che stiamo per illustrarvi. E poi c'è Tiziano Nebuloni, che è responsabile delle vendite per quanto riguarda la Fratelli Cozzi e che è uno dei motori proprio del progetto. E da qui stiamo portando avanti un'iniziativa che ha preso piede durante il corso di svolgimento e hanno aderito, come vedete, tante realtà. Perché Confcommercio, Confartigianato, Confindustria e Fondazione Sant'Erasmo si sono unite a noi perché Fratelli Cozzi ha voluto dare anche uno sprint nel mettere in contatto tutte queste donne, ma anche tutte le attività che stanno sostenendo il progetto. Ed oggi insieme volevamo anticiparvi quelli che sono gli appuntamenti. Sono appuntamenti importanti perché poi vogliamo che in primo luogo le donne, le women, aiutino le women in power. Come? Attraverso la realizzazione di convegni, attraverso la realizzazione e l'ideazione di meeting a sostegno, a cura e proprio a sensibilizzazione del progetto Women in Power. Perché noi pensiamo che questa possa essere una community che possa crescere durante il corso del progetto e possa domani attraverso social network, attraverso Facebook, YouTube e tutti i mezzi di comunicazione possibili crescere e far crescere l'entusiasmo. Buonasera a tutti. Sì, porto i saluti di Elisabetta che è beata lei già in vacanza, quindi io la rappresento non fosse altro perché è lei che ha lavorato duramente insieme a Tiziano, insieme a Max e insieme alla squadra dei nostri partner per organizzare questo evento, quindi il merito di tutto quello che sta succedendo quest'anno è suo. L'unica cosa di cui mi posso vantare è 4 anni fa stavamo facendo prima un remake di come è iniziata questa cosa. Su una performance di vendite di Tiziano, dicembre di 4 anni fa, gli dissi: ti faccio un regalo, ti metto a disposizione 2 spider, falli provare a chi vuoi. Però a chi vuoi voleva dire a donne, perché è abbastanza banale che uomini provino automobili. Sulle donne invece forse c'era una curiosità in più. Il tutto è iniziato veramente con così, una scommessa. Al quarto anno siamo contenti di aver fatto crescere questa manifestazione, aver coinvolto non solo tante donne a provare automobili, ma anche tanti partner che hanno creduto che divertendosi ci si può incontrare, conoscere e poi tutto quello che succede, succede. Grazie. Okay, grazie a Roberto, grazie alla Fratelli Cozzi. Oggi abbiamo anche qui al tavolo un ospite che è Ambrosella, che volevo presentare a tutti, che è una degli appuntamenti che ci vedranno protagonisti a settembre. Il 6 di settembre avremo il primo happening alla Fratelli Cozzi. Io vorrei lasciare a lei la parola per capire insieme appunto che cosa succederà. Sarà uno dei primi appuntamenti che ci vedranno protagonisti, dopodiché avremo l'evento il 21 di settembre alla discoteca Fellini e lì sarà l'evento apoteosi della celebrazione e qui saranno coinvolti anche tutti gli sponsor con tutta la loro clientela e adesso vi dirò anche come e poi andremo avanti, non ci fermeremo, avremo un aperitivo d'autunno ed anticiperemo di nuovo gli appuntamenti d'inverno. Ma adesso sentiamo Ambrosella Cassani che cosa ha da raccontarci in merito all'appuntamento del 6 di settembre. Mi occupo di consulenza sulla motivazione e lo sviluppo delle persone in azienda da ormai 30 anni. In questo tagliando arriva Elisabetta, che non mi conosce, io manco conoscevo, e offrendomi un caffè mi dice: ma perché lei non fa parte di questa community? Abbiamo a disposizione un'auto, gliela segniamo per una settimana e da lì è nato tutto. Parlando appunto di questa cosa è venuta fuori l'idea di fare questo learning drink
il 6 di settembre, che ha come tema quello che poi ha scelto Elisabetta, ma secondo me è molto significativo di quello che poi andremo a trattare. Il titolo è Donne e leadership, nella complessità vince la sensibilità femminile, punto di domanda. Quindi di che cosa parleremo? Parleremo sostanzialmente delle tre parole chiave che stanno dentro questa frase, no? La prima parola chiave è la complessità, che io non vi dico nulla di nuovo, facendo riferimento a quello che è il contesto nel quale noi viviamo, che effettivamente è diventato molto complesso, molto incerto, molto imprevedibile, e non soltanto perché l'evoluzione tecnologica è rapida, non soltanto perché c'è internet, non soltanto perché abbiamo avuto il collasso finanziario che ci ha portato alla crisi nella quale ci troviamo, ma soprattutto perché questa è un'economia iperveloce e ormai connessa a livello globale. Quindi se questo è vero, cioè se l'incertezza e la complessità non diminuiranno, questa forse è la triste nota dolente, non ci resta che abituarci, no, a convivere con questo cambiamento. E per fare questo dobbiamo cambiare qualcosa, non nel nostro modo di fare, nel nostro modo di operare. Prima di tutto dobbiamo essere più flessibili e poi dobbiamo imparare a gestire meglio, diciamo, la nostra pancia, cioè la componente, diciamo, più emozionale nell'esercizio del nostro lavoro, sia che svolgiamo un ruolo, diciamo, di tipo manageriale, sia che svolgiamo un ruolo nel mondo, nell'ambito sociale. La seconda parola chiave era leadership. Anche qui, cioè, per uscire da questa situazione difficile, io credo che ci servano persone capaci di guardare oltre il presente, che abbiano il coraggio probabilmente di intraprendere dei percorsi non così noti. Quindi faccio riferimento, diciamo, a una figura che è diversa dall'essere manager. Forse molti di voi hanno sentito parlare, no? Il ruolo del manager che viene sostituito dal ruolo del leader. In effetti sono due mestieri diversi, perché mentre il manager è colui che pianifica, organizza e poi controlla, il leader è quello che trascina, è quello che motiva le persone, è quello che ha vision, è quello che è capace di traghettare la sua organizzazione verso una meta a volte sconosciuta. Se è vero, no, che la figura del manager in senso tradizionale, no, quello che io chiamo colui che è cresciuto col breviario dell'ottimo manager, no, che quindi ha imparato quali sono le regole di comportamento dal punto di vista manageriale, nel momento in cui gli si chiede di diventare leader, no, deve mettere da parte quelle che sono, diciamo, i parametri ai quali si è ispirato per esercitare la sua funzione manageriale. Esempio, un buon manager pianifica in base al budget, però la crisi che cosa ha fatto? Ha fatto saltare i budget. C'erano i trend, no? C'erano gli studi di mercato, quindi si analizzavano in base ai trend e si individuavano quelle che potevano essere le opportunità per fare delle previsioni poi di vendita. Anche tutto questo è saltato con la crisi. Quindi nel momento in cui sono venuti meno i cosiddetti ancoraggi storici, coloro che sono riusciti a gestirsi bene la pancia, no? Cioè il loro equilibrio emotivo, e che non si sono fatti prendere dallo stress e dai nervi di fronte a una situazione che per tutti è stata imprevista, sono quelli che hanno avuto più successo. E qui arrivo alla terza parola chiave, le donne. Allora, si dice che il talento femminile è diffuso sul pianeta, basti pensare che più del 50% dei laureati nei principali paesi del mondo sono donne. Quindi ignorare dal punto di vista della selezione, dello sviluppo, le donne significa ignorare un buon 50% del patrimonio intellettivo mondiale. Quindi al di là, diciamo, della parte talento femminile, che cosa è successo? Che proprio durante la crisi, dato che sono saltati questi meccanismi un pochino più tradizionali, le donne che sono, diciamo, più abituate ad agire secondo principi di equità all'interno delle loro organizzazioni, hanno avuto più successo rispetto ai loro colleghi uomini nell'affrontare le problematiche impreviste, no, che la crisi effettivamente ci ha costretto ad affrontare. Quindi, in un momento in cui
il lavoro di team, no? Il lavoro di squadra diventa molto più importante del lavoro individuale, perché è necessario il contributo di tutti per poter individuare quella che sarà la strada migliore per uscire, no, da questa situazione difficile. Anche qui le donne hanno dimostrato di avere maggiori capacità proprio perché tendono a instaurare con i colleghi e con i collaboratori dei rapporti di tipo emozionale che hanno avuto successo, che quindi hanno funzionato meglio, no, rispetto alla tradizionale modalità di gestione seguita dai loro colleghi uomini. Poi sappiamo che le donne sono multitasking, no? Sono abituati a fare tante cose, ad aprire tanti cassetti contemporaneamente, e quindi in questa situazione questo tipo di comportamento, quindi questa modalità, no, che ci porta a ragionare contemporaneamente su diversi piani, ha dimostrato di avere più successo. Poi naturalmente dal punto di vista delle analisi di mercato non dimentichiamoci che le donne influenzano la decisione d'acquisto in maniera significativa. Ecco, diciamo un po' di tutti questi argomenti, parleremo e discuteremo, ci confronteremo il 6 di settembre durante questo Learning Drink che inizierà mi pare alle 18, esatto. Quindi prevediamo di lavorarci per un'ora e mezza. 18, 18.30. 18.30. Ok. Grazie. Okay, grazie ad Ambrosella Cassani, e solo questo vi fa capire lo spessore e il taglio che questo progetto vuole assumere. E per questo abbiamo coinvolto donne come Rossana, project manager di Nozze Felici, Giada Del Rizzo, che è imprenditrice, ma io voglio anche salutare Anna Mondini, che è la nostra WIP personal assistant, che sta tenendo in contatto tutto il nostro mondo, tutte le nostre donne, stando tutto il tempo a rispondere alle loro domande, a dare informazioni e a tenere vivo tutto il progetto. Perché adesso ne vedete qualcuna qui nelle foto, li stiamo caricando man mano su Facebook, c'è una programmazione fitta, siamo arrivati a 47 donne, se non erro Tiziano, siamo arrivati a 47 donne già selezionate, programmate, che avranno e hanno già avuto la loro auto in prova tra quelle disponibili nella gamma proposta da Fratelli Cozzi. Grazie a tutti gli sponsor, e sì, senza di questi non potremmo assolutamente sostenere il progetto, ma soprattutto sostenere anche le nostre donne in power, perché tutti questi sponsor stanno uno a uno proponendo delle agevolazioni, dei trattamenti, degli omaggi, e stanno tenendo vivo tutto il commercial all'interno del nostro territorio d'Alto Milanese. Le donne in power propongono poi altre segnalazioni, ma anche la clientela di questi sponsor saranno coinvolte nella grande festa finale del 21 di settembre. All'interno dei negozi si troveranno delle cartoline da compilare per lasciare i dati e faremo poi un'estrazione proprio presso la discoteca e andremo ad omaggiare dei premi messi a disposizione appunto da tutti gli sponsor. Sì, il mio nome è Max Alario, mi occupo dell'organizzazione degli eventi presso la discoteca Fellini. Abbiamo affrontato argomenti interessanti e importanti, ma il nostro fine, il nostro compito è quello di farvi divertire tutti venerdì 21 settembre alla discoteca Fellini alle ore 21. Riporto i saluti dei titolari, Hermes Callegari e Rosita Callegari. Arriviamo alla fine di questa conferenza, dove vi invito a stare connessi, collegati a Facebook, a votare le Women in Power, a farvi votare dagli amici, a condividere le immagini, condividere i video che stiamo facendo anche a livello amatoriale, però simpaticamente, perché questo è anche un po' lo spirito, non ci vogliamo prendere poi troppo sul serio, e poi soprattutto tutti gli aggiornamenti, perché all'interno di questo gruppo stanno arrivando altri sostenitori, altri sponsor, e questa è una community che vi aiutiamo a sostenere e a segnalarci. Grazie a tutti, e adesso buon aperitivo. Grazie.